tirocinanti storici della giustizia calabrese ed italiana meritano un'attenzione particolare perché hanno dato un grande contributo al funzionamento di questa sgangherata macchina giudiziaria italiana. E se ancora si regge l'urto rispetto alla catastrofe della giustizia italiana e anche per il contributo di questa gente, c'è la possibilità di fare un concorso riservato per titoli, così come è stato fatto per altre categorie negli anni passati. Noi stiamo continuando a ripetere al governo e al ministero che questa operazione si può fare anche per loro. Il concorso per titoli riservato garantirebbe un'assunzione immediata di tutti i 2.500 tirocinanti della giustizia italiana e quindi in particolare dei 670 tirocinanti calabresi e darebbe veramente una grande mano d'aiuto a tutta la macchina giudiziaria. È una procedura concorsuale semplificata che si può fare nell'arco di 2 mesi e quindi si può risolvere il problema della loro anche assunzione definitiva da subito se si ha la volontà politica. Io sto seguendo questa vertenza da diversi anni, non mollerò, non mollerà la CSF Lai fino a quando noi non risolveremo il problema di questa gente, sia per quanto riguarda la Calabria, lo dico da calabrese, e sia per quanto riguarda il livello nazionale. È una battaglia che continua fino a quando non sblocchiamo definitivamente la partita sulla loro stabilizzazione. Rossella Galati per l'ACNews 24.